sconfitti a rigori, tre quarti di partita in 10, no, forse tre quarti troppo, però due terzi sicuramente. Gran bella squadra, come, cioè, se arrivi in semifinale questo torneo, se hai visto, c'è, cioè, squadre di due reggiane, una parmigiana e una piacentina, tutte che hanno fatto qualcosa nel campionato. Voi eravate la più debole in teoria, e stasera davvero, come sempre, perché tutto il campionato, tutto il torneo, che te lo dico, è veramente una bella squadra. Grazie, eravamo la più debole, diciamo, sulla carta. Sulla carta, no, beh, parlo di quello. In campo, secondo me, abbiamo dato una dimostrazione veramente di essere squadra, innanzitutto, e poi anche di saper giocare a pallone. E perciò io sono solo contento per i miei ragazzi, perché davvero hanno dimostrato che anche nelle difficoltà, andando sotto, rimanendo in 10, l'espulsione che ci poteva stare assolutamente, e hanno dimostrato davvero di essere grintosi, di essere dei giocatori di calcio. No, poi è stata una partita, diciamo, davvero bella, cioè sono visto anche dei giocatori. Io sai che ho sempre parlato del tuo attacco, perché sì, mi sì, piace molto, cioè, come giocate, quindi, cioè, poi sempre in velocità, è logico che giocavate contro una juniores nazionale, cioè che è una categoria, in teoria è una categoria sopra, non avete assolutamente sfigurato, anzi, c'è da dire che per molti tratti, per lunghi tratti, li avete anche messi in difficoltà. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, nonostante l'uovo in meno, e siamo riusciti a fare delle belle cose, nonostante appunto fossimo tutti anche arroccati dietro, perché non posso dire che osavamo di fare troppo, anche se comunque eravamo sotto, quindi nelle ripartenze rapide abbiamo fatto bene, e poi dopo abbiamo trovato questo gol su palla inattiva con il nostro vice capitano, che in queste situazioni comunque è sempre molto bravo, e dopo lì abbiamo anche rischiato addirittura di fare qualcosa di più. Ovviamente dopo anche noi dietro abbiamo rischiato qualcosa, ma è stato bella così. Gli attacchi, io continuo a dire che in tutto questo torneo mi hanno impressionato molto gli attacchi più dei difensori. Infatti, non so, parlando con qualche allenatore, ho chiesto, ma cioè, com'è che sono tutti più buoni? Cioè, sono andate di punte queste. Si vede che sono 98 e 99, promettono bene. No, però comunque, al di fuori di tutto, anche la difesa, dobbiamo comunque premiarli, perché si sono difesi bene. Ma quello che voglio dire io è che, vedendo certi attaccanti, vedo le movenze da adulti, da punta vera. Nei difensori l'ho visto molto meno questo, cioè, anni fa era la punta che ci metteva più tempo a crescere rispetto al difensore, e quindi la domanda è: devono crescere o è il materiale proprio più scadente? No, nel senso che sì, certo. Davvero, cioè, è una cosa che a me queste cose mi piacciono, no, scoprire, no, certo. Però io metto la mano sul fuoco sui miei due difensori centrali e anche sui miei terzini, perché oggi non gli si può dire sicuramente. Vabbè, infatti, che hanno fatto una brutta partita. Io, il mio discorso era generale, cioè, nel senso che se dovessi fare io il top 11 lo farei con tutti gli attaccanti, certo. Magari mi sono piaciuti tutti. Comunque non tralasciamo anche a mezzo al campo, non era facile perché hanno corso come dei matti. No, e poi ripeto, non si è visto che eravate in 10, cioè, assolutamente. Poi magari loro hanno sentito. Cioè, noi dalla tribuna, cioè, diventa un po' più facile. Ma poi dispiace molto perché ai rigori, come al solito, vince, sì. Comunque rimane magari più freddo, che riesce a farlo, va anche a fortuna. Mi ha beccato quella traversa lì, hanno sbagliato gli altri due. E dopo quasi un clima surreale, ma sembrava comunque che avessero, che perché non si era un attimino perso dal filo dei rigori, in realtà, perché è stato un peccato, perché ci meritavamo, secondo me, di questa finale, dopo la prestazione proprio fatta, merito agli avversari sicuramente. Comunque ci vediamo sabato, terzo, certo. Quarto posto, io sono molto contento, perché una squadra che per educazione, per gioco, secondo me ha meritato di arrivare nei primi quattro. Io credo che proprio questi quattro, cioè, avrei aggiunto forse altre due squadre molto molto interessanti, che sono il Colone e il Pallavicino, che mi hanno anche l'Uzzala, cioè, io devo dire che più ci penso, più il torneo mi è piaciuto, e per questo il merito non è sicuramente nostro, ma è di chi partecipa. Il torneo è un ottimo torneo, organizzato bene, quindi è normale che ci siano squadre forti, ed è normale anche che lo spettacolo comunque siete
nei primi quattro tra Parma, Piacenza e Reggio c'erano 16 squadre tra le più forti, credo che la soddisfazione sia notevole. Molto, siamo un outsider se vuole, però in realtà dopo nel torneo abbiamo dimostrato di essere qualcosa di più, secondo me. No, davvero, sì, vabbè, quindi... se no non sareste arrivati qua. Esatto. Ciao mister, ti ringrazio. Ciao. Allora mister, più difficile del previsto, io dopo aver visto che erano rimasti in 10 ho detto adesso tiro il cuore, mi si danno massacrata, invece sono stati bravi loro, siete stati bravi voi, è stata davvero una bella partita per il pubblico, tanti errori forse più del solito da parte vostra, però siete sempre una grande squadra, poi vabbè si è passati i rigori, però insomma per quello che io ho scritto anche oggi, quello che ho visto io in questo torneo, la finale Fiorenzuola se lo meritava anche per quello che ho fatto vedere prima. È vero che le partite vanno poi vinte. No, ti ringrazio della menzione che ci hai fatto. Sì, oggi non abbiamo fatto una bella partita. Il primo tempo l'abbiamo giocato abbastanza bene, il secondo tempo l'abbiamo fatto male, perché in superiorità numerica non si può subire la squadra avversaria in questo modo. L'abbiamo subita soprattutto un po' fisicamente, diciamo, però noi che... siccome a noi piace anche giocare, dovevamo giocare di più la palla perché essendo uno in più. E poi su questo campo che lo permette. Questo campo qua che lo permette anche, solo che ci siamo intestarditi a fare delle giocate, a portare palla, a non contrastare, volevamo fare un po' i fenomeni, forse qualcuno e quindi poi paghi, poi arrivi che prendi un gol, abbiamo preso un gol da pollastroni perché una palla non può cadere, una palla alta a 4-5 metri dalla porta e prendere un gol così non si può. Abbiamo preso questo gol che insomma, ci è costato caro, poi meno male, insomma, la lotteria dei rigori vi ha premiato. La lotto ci ha premiato, sì, secondo me magari meritatamente, però la mia squadra oggi non l'ho vista tanto bene, l'avevo vista meglio nelle altre due partite. Quarto di finale. Sabato finale, adesso vedremo se sarà contro il Bressel o il Salso, comunque sia penso una finale degna di nota, perché voi allievi nazionali, il Bressel che ha vinto il loro campionato, il Salso che arriva sempre secondo, terzo e poi ha dentro anche i ragazzi che hanno fatto l'eccellenza e quindi cioè, vivaio credo uno dei più importanti di Parma, credo che sia bella, speriamo che sia una bella finale, spero che voi siate in forma. Ti voglio fare una domanda sui singoli, noi amiamo tutti Ferretti, noi della commissione amiamo molto il sì, Ferretti, quello che è venuto su, non so se l'hai visto, il giocatore della il numero 9, cioè il numero 18, quello che è entrato. Un parere tuo voglio, non so se l'hai visto solo quei 10 minuti lì o se l'hai visto anche, che è un ragazzo di 1,95. Sì, io avevo visto un quarto d'ora la partita prima e secondo me è una bella punta centrale che fa la sponda, non mi sembra male, sì. Vedi che non ho fatto parlare dei tuoi, È un ragazzo interessante sicuramente. Ok, mister, ti ringrazio, ci vediamo sabato e per la finale. Va bene, grazie a voi. Ciao.